Io ormai penso che arrivati a 6 giornate dalla fine, perché con questa vittoria, questa partita giocata, ci portiamo a 6 giornate dalla fine, non si possa più chiedere un'evoluzione tattica, un'evoluzione sul piano del gioco, non si può. Quindi non è quello che mi preme sottolineare in questo momento. Sarebbe da folli pensare che di punto in bianco, dal niente, si possa vedere questa cosa qui. Però non accetto. Non accetto che non ci sia un'evoluzione sul punto di vista dell'atteggiamento. Se ieri sera Allegri in conferenza stampa deve iniziare a dire che la Juventus, gli alibi e i complimenti non ci devono essere, è perché probabilmente si era un po' avvertito nell'aria che la squadra magari dentro gli allenamenti stava iniziando a fare un po' di ragionamenti, stava iniziando a pensare, magari come tanti stanno pensando, ed è un pensiero che veramente voglio staccare, che il campionato sia già finito. No, il campionato non è finito niente, perché anche stasera col Cagliari hai visto, te ne sei accorto, se non stai lì non la vinci, non la vinci. E stasera sicuramente la Juventus è la squadra che doveva vincere sta partita, ai punti ovviamente, guardando quello che è successo. Cerchiamo di leggere le statistiche al volo: 60% di possesso palla contro i 40 del Cagliari, 20 tiri contro i 4 del Cagliari, 6 nello specchio della porta contro il singolo del Cagliari. Il gol, eh? Alla fine di tutto, però, conta buttare dentro il pallone. E per amor del Signore, meno male, ma meno male che noi l'abbiamo buttato dentro 2 volte stasera, perché abbiamo un tasso di conversione bassissimo, bassissimo. Ma non è possibile che noi facciamo queste partite tutte le volte in cui ovviamente la dominiamo sul campo, la squadra. Non c'è stato il gioco più bello del mondo, non c'è stata la prestazione più bella del mondo, indubbiamente. Però ai punti, strameritavi di vincere a testa partita. E ti tocca comunque rimanere fino all'ultimo secondo con quell'angoscia, con quella sensazione di oioi, ma va a finire che all'ultimo secondo lo prendo lì dove non batte il sole. Contentissimo del risultato, però stasera mi dà la conferma che forse siamo tornati un po' indietro, con le giornate sotto il livello di testa, sotto il livello mentale, perché non si può, semplicemente non si può, non si può lasciare al caso, lasciare anche alla fortuna, perché becchi una deviazione, un fallo che non dovevi fare, magari dentro l'area, può succedere di tutto. E questa Juve che ha 20 tiri verso la porta degli avversari, non so quante occasioni da gol abbia avuto, ne avrà avute 7, 8. È possibile che faccia 2 gol? Poi, al di là del gol, che i 2 gol che sono stati annullati, uno era fuori gioco di Chiellini, l'altro, ragazzi, non è che voglio star qui ad ascoltare tanto casino, tante. Queste sono le cose per cui il VAR è giusto che ci sia, perché io in diretta mai avevo visto il tocco di gomito di Rabiot. Effettivamente sul replay si vede che Rabiot la tocca col gomito, non me ne frega niente che era attaccata al corpo. Se fai gol con la mano viene annullato, è inutile che ci stiamo a ragionare su questa cosa qui. Quindi quella toglietta dall'equazione, non c'entra niente. E ribadisco, una squadra con i coglioni in casa del Cagliari, con tutto rispetto, ma è un Cagliari che deve salvarsi, 17° in classifica, e vai a casa del Cagliari e va sopra dopo 10 minuti, per quello che dicevamo all'inizio, perché probabilmente Allegri si dice quelle cose perché ha avvertito che nella squadra ci si stava un attimino sedendo troppo, e non va bene, perché nel calcio niente, non, niente regalato, nessuno ti regala mai niente, eh? Inutile che stiamo qua a prenderci in giro. Infatti dopo 10 minuti sono avanti loro. Se dobbiamo stare qua a recriminare, parlare dell'arbitro, una partita del genere, perché facciamo gol con la mano e ce lo annullano, una squadra con i coglioni va a fare il gol per pareggiarla e poi la va a vincere. E stasera l'abbiamo fatto. E quindi c'è stata questa reazione. Però, ragazzi, continuiamo a essere imprecisi. Ma non è mica possibile questa imprecisione. Poi stasera davvero credo che ci sia raggiunto il limite massimo di Vlahovic solo all'interno dell'area di rigore. Ma un po' più avanti, ma accompagniamolo, ma Dybala un po' più vicino, o alzare le mezze ali. Ma se abbiamo già 3 centrocampisti, ma è normale che Dybala venga comunque giù a centrocampo, lasciando sempre Vlahovic a predicare da solo nel deserto. Infatti 2 volte abbiamo alzato Dybala, una volta abbiamo fatto gol, l'altra siamo andati vicino al gol con il tiro di Cuadrado che è uscito di poco a fil di palo. Quindi le nostre occasioni noi le abbiamo avute. La partita, sotto il punto di vista delle occasioni, del possesso palla, dei tiri in porta, l'abbiamo fatta noi alla grande, alla stragrande. Sì, però ragazzi, siamo sempre imprecisi. Poi ci chiediamo perché, se facciamo la partita con l'Inter, col Villarreal, e poi le perdiamo, perché?
perché continuiamo a buttare via queste occasioni, continuiamo a sbagliare queste possibilità, continuiamo ad avere questa squadra bassa anche quando non stiamo vincendo. Ma non è possibile. Io capisco a 5-10 minuti dalla fine, quando magari sei stanco, non hai più, non arriva l'ossigeno al cervello, devi abbassarti, devi portarla a casa, a 4 minuti dalla fine mi vuoi mettere dentro Bonucci e togliere Cuadrado, metterne 5 dietro, mi va anche bene. Se non sei stanco, non ne hai più, non puoi andare, sì, ma a 5 minuti dalla fine. Il problema è che noi continuiamo a essere bassi, noi continuiamo a essere anche sull'1-1 con Vlahovic là da solo, ma poveraccio, ma che fatica può fare? Poi per fortuna Dybala tira fuori questa palla fantastica in verticale per Vlahovic, e Vlahovic ha anche il coraggio, la voglia, la possibilità di crederci su questa palla e su questo fatto che il difensore vada a impattare il pallone proprio su Vlahovic. Facciamo una specie di foto. Non una grande partita di Dybala nel complesso, che tra l'altro perde il pallone sul gol dell'1-0 del Cagliari, dove anche Artur non è bravissimo ad accorciare su João Pedro. Alla fine della partita, alla fine del primo tempo, per fortuna, Matthijs de Ligt, capitan futuro, non so, chiamatelo come volete. Io in live ho detto giocatore più forte della Juventus, e questo davvero lo sottolineo, perché secondo me de Ligt è in assoluto il miglior giocatore della stagione della Juve. Cioè, proprio se devo pensare a tutta la stagione della Juventus, io dico che Matthijs de Ligt è il miglior giocatore. E questo gol, ragazzi, ricordatevi che è di un'importanza vitale in una partita scomoda, in una partita che anche ieri era stata etichettata come partita che poteva darti delle possibilità strane. E infatti l'abbiamo visto. Cioè, noi questa partita non abbiamo sofferta perché il Cagliari ci ha fatto soffrire. Abbiamo sofferto perché noi ci facciamo soffrire per l'ennesima volta. Davvero, stasera sono un po' amareggiato, sono un po' deluso, non per il risultato. Io sono contentissimo perché aver la Roma così attaccata, l'Atalanta che ne deve giocare un'altra, la Lazio che è sempre una mina pericolosa, una mina vagante che deve venire anche a giocare contro di noi. Io non sono tranquillo, io adesso, io in questo momento non sono tranquillo, quindi sono contentissimo del risultato. Però davvero pensare che ormai siamo a fine della stagione, alla fine del campionato, abbiamo un obiettivo in Serie A che è quello di salvaguardare il quarto posto, un obiettivo per portare a casa un trofeo che è la Coppa Italia, e vedere questi passi indietro a livello di testa, ecco, io faccio un po' fatica ad accettarli. Ma anche i giocatori che entrano, che subentrano dalla panchina, ma io se entro dalla panchina in una partita del genere, ma io devo andare ai 2000 km orari su tutti gli avversari, devo andare a recuperare tutti i palloni. Invece no, noi siamo sempre con... sembra sempre che abbiamo addosso il mantello di Junior che pesa non so quanti chili, ma togliamoci sto mantello, andiamo un po' più veloce, alziamo sta squadra se dobbiamo recuperare lo svantaggio, perché diventa difficile, diventa difficile. Se poi siamo così non bravi nel buttarle dentro... Cioè, se noi per fare due gol ci servono 20 tiri, ma meno male che non ne abbiamo presi due, perché sennò dobbiamo fare 30 tiri. Cioè, noi ormai statisticamente per fare gol dobbiamo fare 10 tiri verso la porta. Beh, non è una cosa normale. Oltre al fatto che purtroppo noi con il centrocampista non tiriamo mai. Credo che stasera ci sia stato un tiro del centrocampo, quello di Rabiot, che aveva sul mancino, non è riuscito nemmeno a beccare lo specchio della porta. Sono stati più pericolosi i difensori centrali, ma forse se facciamo la somma dei gol dei difensori centrali in questa stagione, sono maggiori ai gol dei centrocampisti in questa stagione. Qualcosa di incredibile. Quindi benissimo il risultato, alla stragrandissima, però questi passi indietro, proprio a livello di atteggiamento, di volerla andare a conquistare sta partita, di voler veramente dimostrare che sia una squadra più forte di quello che magari è stata una stagione. Invece no, alla fine ci confermiamo ancora una squadra che si merita di avere 62 punti in 32 partite con 21 gol di differenza reti. Ci dimostriamo ancora, ma forse non dovrei nemmeno più arrabbiarmi, dovrei semplicemente accettare che siamo questa squadra qui e che ci pensiamo poi l'anno prossimo.